Buonasera, cominciamo con il secondo appuntamento del ciclo di seminari che abbiamo organizzato come laboratorio all'interno di questo gruppo di cui abbiamo parlato al primo appuntamento, che si chiama, diciamo così, DECONAO, Decolonizing Knowledge, è un po' una contrazione dell'espressione, e che intende aprire, diciamo, uno spazio a partire dal quale riflettere su una cosa che penso molti di noi abbiamo a cuore, visto i saperi con cui siamo a contatti, no, quotidianamente dentro l'università, ovvero quello della decolonizzazione della conoscenza, decolonizzazione dei saperi. E oggi abbiamo con noi Raffaella Baritono, che ringraziamo di aver accettato, diciamo così, il nostro invito a ragionare su queste cose. Raffaella insegna all'Università di Bologna, insegna storia degli Stati Uniti. Molti di voi magari hanno letto alcuni dei suoi scritti sul pensiero femminista o sulla storia sul movimento delle donne. In particolare, molti di voi penso che avete letto o state leggendo un testo che noi trattiamo spesso in alcuni insegnamenti, che è stato curato da Raffaella, ed è Femminismo senza frontiere di Chandra Mohanty. Il tema di cui parleremo oggi è un tema molto importante per il ciclo di seminari che abbiamo aperto e per il tema attorno a cui ci stiamo concentrando. Il tema dell'incontro è l'irruzione del femminismo nero negli anni, diciamo così, 60, non solo nel panorama femminista di quel periodo, ma soprattutto in quello dei movimenti sociali e politici da quel momento in poi. Come dicevo prima, si tratta di una contingenza storico-politica molto rilevante per il tema che abbiamo proposto come ragionamento del ciclo, no? La produzione della soggettività. Come il pensiero radicale o i movimenti sociali radicali si sono rapportati, o che cosa hanno prodotto su come pensare la soggettività. All'interno di un duplice, diciamo così, di una duplice forchetta, no? Chiamiamola, nel primo appuntamento Sandro Mezzara si è concentrato molto, quando parlava su Marx, su come pensare oggi la questione del soggetto all'interno di un processo che da una parte è di assoggettamento, dall'altra di soggettivazione. Ecco, quello che è successo all'interno del femminismo nero per quanto riguarda questo duplice aspetto del processo di produzione di soggettività è molto importante per gli scopi che noi, diciamo così, ci proponiamo, no? Che è quello di in qualche modo ragionare sulla decolonizzazione dello sguardo, la decolonizzazione del pensiero, come pensare oggi la produzione di soggetti di soggettività a partire da uno sguardo in qualche modo decolonizzato. Ci tengo molto a dire che Raffaella ci ha consigliato dei testi da leggere come preparatori per la sua relazione di oggi, e ci sta un'autrice, oltre Angela Davis, che molti di voi sicuramente conoscono, l'abbiamo trattato e letto, ci sta un'altra autrice che ha attraversato in modo abbastanza sistematico i temi a partire dai quali abbiamo organizzato sia DECONAO sia il ciclo dei seminari, no? Che è Bell Hooks. Bell Hooks si è posta, diciamo così, concretamente in molti dei suoi lavori come decolonizzare la conoscenza, come insegnare o come produrre una pratica pedagogica radicale puntata sulla decolonizzazione di chi guarda. Quindi penso che oggi è un appuntamento molto importante, perché Raffaella penso ci racconterà molte cose del percorso di Bell Hooks e di Angela Davis. No, certo, Angela Davis l'ho più per scontato, per quello ci dirà molte cose di come si sono intrecciate tutte queste cose, no? Decolonizzazione dello sguardo, critica del femminismo, diciamo, mainstream, produzione della soggettività come una sfida, no? Per pensare ai movimenti,
nel nostro approccio ai movimenti politici. Per concludere questa breve, diciamo così, introduzione, dare lo spazio prima a Raffaella, poi al discussion che abbiamo preparato, poi al dibattito, vorrei concludere ribadendo un paio di cose. Il fatto che, diciamo così, Tekkon House si propone più come uno spazio di interrogazione e sperimentazione, non di partire da qualche, diciamo così, posizione precostituita a partire dal quale affrontare questi argomenti, no? E soprattutto come uno spazio eterogeneo, come laboratorio per la produzione di un sapere critico che sia soprattutto libero di quello che un autore decoloniale peruviano chiama colonialità, un sapere libero dalla colonialità che è caratterizzato da sempre sia da una parte la modernità capitalistica come movimento materiale, sia la produzione di sapere all'interno delle istituzioni moderne. Per finire, volevo citare questo piccolo enunciato di Angela Davis, che abbiamo scelto da mettere nella locandina, che è molto famoso: liberalizzare le menti prima che le società. Mi piacerebbe aggiungere quello di, per dare un po' il senso ai temi su cui vogliamo riflettere, aggiungere un altro enunciato molto famoso all'interno del pensiero, diciamo così, nero radicale, che è quello di Ngugi wa Thiong'o, che parlava di decolonizzare la mente, di cui uno dei suoi testi più famosi, Decolonizing the Mind. Quindi possiamo concludere, mettendo insieme Ngugi e Angela Davis, decolonizzare la mente per liberare le società. E quindi questa puntata, diciamo così, su quello che è stata l'eruzione del femminismo nero come movimento politico, come pratica teorica e anche come pratica di soggettivazione, può essere molto importante per continuare a ragionare su questi argomenti che abbiamo proposto. Prima di cominciare, come la volta scorsa, vi proponiamo un breve frammento di un film che magari molti di voi avete visto e che si chiama The Butler, il maggiordomo alla Casa Bianca, che tratta è la storia di un maggiordomo nero che ha lavorato per 50 anni, se non sbaglio, alla Casa Bianca. Hanno fatto un film e a noi ci interessava quei 4 minuti del film in cui il protagonista cena con i genitori il maggiordomo cena con il figlio, la moglie e la compagna del figlio di quel momento, ambientato negli anni 60, in cui c'è qualcosa che, quando diciamo ne abbiamo parlato fra di noi, richiamava molto quanto dice Angela Davis in uno dei testi che ci proponeva Raffaella per ragionare in vista del nostro appuntamento, che è quello sulle Afro Images, cioè in che modo i movimenti, diciamo, neri degli anni 60 sono stati poi recuperati dalla memoria del presente. Ci sembrava interessante, diciamo, presentarvi questi 4 minuti come coda di quel saggio di Angela Davis. Carol, I use orange juice when I make them. That's what make them so tart. How long y'all been dating? We're just friends. 5 years. Is all the rest of the students, are they getting involved in politics too? There's been a division, kind of a split, man. A few of them, like John Lewis, they're sticking with it. Oh, I love John Lewis. How you know who John Lewis is? Because, honey, I read Jet Magazine. I'm not just sitting up there sewing for you all day. Ooh. I'm sick and tired of getting thrown in jail. Yeah, well, that makes two of it, don't it? Dr. King's philosophy ultimately got him murdered. It worked when we started, but now it's time to take the next step, which is politics. Well, so y'all going to the White House now? Dad and Lou's going to the White House. You know they ain't gonna let you in there with them nipples out. Maybe one, but not both of them. Shut up. Nah, we're more grassroots. One-on-one with the community. Although we have started our own political party. Want you party? You like to party? I like to party.
What's your party called? The Black Panther Party. What kind of name is that? What does that stand for? We provide free breakfast for children, free medical clinics, free clothing, self-defense classes. And why y'all need self-defense? We ain't getting beat no more. Me and your daddy saw a wonderful movie the other night. Reminded me so much of you. Oh, yeah? What was the name of that movie, honey? In the Heat of the Night. In the Heat of the Night with Sidney Poitier? Lord, Sidney Poitier. I love Sidney Poitier. Sidney Poitier is a white man's fantasy of what he wants us to be. But his movies have him fighting for equal rights. Only in a way that's acceptable to the white status quo. Ah. And the brother can't act. What are you talking about? He just won the Academy Award. He's breaking down barriers for all of us. By being white. By acting white. Sidney Poitier is nothing but a rich Uncle Tom. Look at you. All puffed up. Put your hat on your head. Coming in here, saying whatever you want. Girlfriend belching at the table. You don't even feel you gotta go to school even though I gave you the money. You need to go. Yeah. Lewis, I need you to get out of my house. What? Get the hell out of my house! What are you doing? No, get on out! Cecil, no, you gotta go. No, Cecil, no, I can't take this no more. We ain't I can't seen this boy. We ain't seen this boy. We ain't seen this boy in 7 years. Now everybody just I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. Everything you are and everything you have is because of that butler. Ok, è semplicemente un breve frammento che potete leggere, diciamo, insieme a questo piccolo saggio che potete trovare sulla pagina di The Conau, che ci ha consigliato Raffaella, su Angela Davis, che riflette sulla sua immagine, come è stata recuperata la sua immagine negli anni 60 nella cultura, diciamo così, contemporanea, e la stilizzazione, no, che poi ha sofferto. Quindi diamo la parola a Raffaella, a cui ringraziamo di nuovo. Grazie. No, sono io, sì, perché ne ho bisogno. No, sono io che ringrazio, Michele, ringrazio tutte e tutti voi per essere qui. Scusate anche per la voce, purtroppo sono un po' raffreddata. E, come diceva Michele, io insegno storia degli Stati Uniti e quindi il mio approccio è anche un approccio molto storico e storico-politico, soprattutto nel tentativo di far vedere le radici lunghe di un femminismo afroamericano che non inizia negli anni 60. Però vorrei iniziare questa lezione invece con le parole di una scrittrice nigeriana, africana, non so se è nigeriana, che forse qualcuno di voi conosce, che è Chimamanda Ngozi Adichie, non so se la pronuncia sia esatta, che nel luglio del 2009 tenne una conferenza alla TED Institute, e la conferenza aveva come titolo Il pericolo di una storia unica. E mi sembra interessante per affrontare proprio la vicenda di Angela Davis, ma anche le complesse vicende del rapporto tra femminismo nero e femminismo bianco, tra femminismo nero e femminismo postcoloniale. Perché lei concludeva questa conferenza dicendo: le storie sono importanti, molte storie sono importanti, le storie sono state usate per espropriare e per diffamare, ma le storie possono anche essere usate per ridare potere e per umanizzare. Le storie possono spezzare la dignità di un popolo, ma le storie possono anche riparare quella dignità spezzata. E conclude: quando respingiamo la storia unica, quando ci rendiamo conto che non c'è mai una storia unica, riguardo a nessun posto, riconquistiamo una sorta di paradiso. Ecco, a me sembra che rileggere la vicenda di Angela Davis sia utile proprio per sconfiggere quell'idea ancora persistente di una storia unica del femminismo. Cioè dell'idea che attorno al problema dell'oppressione e della subordinazione delle donne si possa in un qualche modo raccogliere dall'esperienza
ai vissuti e alle esperienze di tutte le donne del mondo. Però, appunto, se non c'è una storia unica, c'è la storia con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue ambivalenze e anche con tutte le sue zone grigie o oscure. Allora, io credo che per dare conto della vicenda e della riflessione dell'importanza di Angela Davis per appunto metterne in luce la soggettività valga anche la pena un po' ripercorrere la sua vicenda biografica, perché la vicenda biografica di Angela Davis si muove secondo me in uno spazio che è uno spazio transnazionale, non soltanto dal punto di vista delle sue esperienze, ma anche dal punto di vista di un immaginario e dal punto di vista di quello che è stato anche parte del patrimonio, delle pratiche politiche, prima ancora che della riflessione delle donne afroamericane. Perché Angela Davis nasce appunto a Birmingham nel 1944. Quindi nasce nel sud segregato e nasce in un sud dove negli anni 40 forte era la presenza, per esempio, del Ku Klux Klan. Cioè in quella città che da lì a pochi anni sarebbe diventato il fulcro del movimento per i diritti civili e anche la città dove si ha uno degli episodi più violenti della storia del movimento per i diritti civili, perché nel 1963 viene messa una bomba in una chiesa battista che uccide quattro ragazze che Angela Davis conosceva, ma in cui appunto gli assalti e le violenze nei confronti degli attivisti per il movimento dei diritti civili erano una pratica quotidiana. Angela Davis apparteneva a una famiglia nera middle class, che non vive, e lei non vive in realtà fino in fondo l'esperienza del sud segregato, perché nel 1959 vince una borsa di studio e va a New York, dove entra in un movimento di orientamento comunista, e anche questo non è inusuale, perché negli anni 50 in realtà il Partito Comunista, che è un partito piccolo e settario, però è anche l'unico spazio dove effettivamente c'è una sorta di integrazione fra attivisti bianchi e neri, cosa che non si ritrovava nei movimenti anche liberal bianchi, dove invece c'era sempre una sorta di paternalismo e di accondiscendenza nei confronti dei neri. Si iscrive alla Brandeis University, dove studia con Marcuse, quindi iniziando quel percorso che la vedrà, no, tutta dentro alla riflessione anti-autoritaria. Marcuse diventerà da lì a pochi anni uno dei punti di riferimento dei movimenti radicali americani, e inizia anche il suo itinerario, se vogliamo, transnazionale, perché nel 1955, cioè quando comincia la parabola del movimento per i diritti civili con il boicottaggio dei mezzi di trasporto a Montgomery in seguito al famoso episodio di Rosa Parks, che viene arrestata perché appunto aveva violato le leggi di segregazione razziale, lei in realtà va a Parigi a studiare alla Sorbona, ed è lì che sperimenta la radicalità del razzismo francese nei confronti degli arabi, soprattutto nei confronti del movimento di liberazione algerino. Ed è lì che comincia a riflettere sulle relazioni tra la lotta per i movimenti anticoloniali, le connessioni fra il razzismo e le discriminazioni che si consumano sia dentro lo spazio coloniale, in questo caso appunto francese, sia dentro lo spazio americano. Non è la sola, in quegli anni altri intellettuali americani vivono a Parigi e sperimentano lo stesso tipo di riflessione, ma quello che vorrei mettere in evidenza è che questo approdo di Angela Davis, cioè a una connessione tra la riflessione sul razzismo americano e le riflessioni sul razzismo e le pratiche discriminatorie nello spazio coloniale, in realtà era una connessione che aveva abitato le pratiche politiche del movimento afroamericano fin dalla fine dell'Ottocento, perché è alla fine dell'Ottocento, cioè quando gli Stati Uniti, dopo la guerra contro la Spagna del 1898,
si ergono come grande potenza mondiale e devono far quadrare il cerchio, cioè mettere assieme la proposizione di un modello americano anticoloniale. Gli Stati Uniti sono la prima nazione, no, che nasce da una lotta anticoloniale e allo stesso tempo gli Stati Uniti portatori di una missione civilizzatrice, gli Stati Uniti come forza morale, questa ambivalenza viene immediatamente colta. Non soltanto da intellettuali come William Du Bois, grande intellettuale afroamericano del periodo, che proprio in questi anni comincia una riflessione che porterà ad elaborare il concetto della doppia coscienza, dell'identità scissa, ma soprattutto dalle donne afroamericane, che cominciano a identificarsi già alla fine dell'Ottocento dentro uno spazio che è uno spazio transnazionale, dentro uno spazio che legava i popoli della diaspora nera dei paesi africani e caraibici, tant'è vero che nel 1906, proprio grazie allo sforzo all'impulso dato dalle donne afroamericane, viene creata la International Association of Colored Women. E nel 1920 si ha la creazione, sempre su impulso forte delle donne afroamericane, della International Council of Women of the Darker Races, associazioni che quindi ancora prima degli anni 60 e degli anni 70 mettono in discussione un concetto universale di sorellanza, cioè l'idea che appunto attorno alla comune esperienza di discriminazione si potesse trovare un elemento non problematico di assimilazione delle esperienze delle donne a prescindere dalle differenze etniche, razziali o di classe. E sono loro che cominciano a svelare invece le gerarchie che esistono e che sono dentro il modo in cui cominciavano ad essere elaborati concetti come quello di progresso, civiltà, emancipazione delle donne e che cominciano a mettere in discussione quell'atteggiamento che poi è stato definito delle imperial ladies, cioè delle donne bianche che hanno un atteggiamento paternalistico nei confronti delle donne dei paesi coloniali o appunto nel caso degli Stati Uniti delle donne afroamericane, considerate appunto come, per utilizzare la famosa espressione della spiega, quindi subalterne senza voce, e che appunto vengono e che diventa un elemento conflittuale dentro le organizzazioni internazionali delle donne già da tra 8 e 900, non soltanto grazie alle donne afroamericane, ma per esempio anche grazie alle donne egiziane e indiane che non vogliono sentirsi rappresentate, per esempio, dalle britanniche, dentro le associazioni internazionali delle donne. Il razzismo, poi, e la segregazione è qualche cosa che diventa un elemento problematico delle delegazioni americane di donne che partecipano ai grandi ai convegni internazionali. Per esempio, all'inizio del Novecento, in un congresso a Parigi dell'International Council of Women, cioè una delle organizzazioni ombrello delle federazioni, la delegazione americana di donne bianche non vuole che la rappresentante dell'Associazione Americana di Donne Nere, Mary Talbert, partecipi a una cena sociale presso l'American Club di Parigi, perché le donne del Sud non vogliono la presenza delle donne nere. Quindi in un qualche modo, come dire, radici lunghe rispetto a questo. Ritorno ad Angela Davis, che appunto decide a Parigi, lei si trasferisce a Francoforte, dove studia con Adorno e quindi di nuovo dentro il pensiero critico, ritorna poi negli Stati Uniti a lavorare con Marcuse, che era in quel momento invece l'Università di California San Diego. Quindi è la California che comincia a sperimentare l'attivismo del free speech movement, delle associazioni, dei movimenti studenteschi che si strutturano anche attorno ai movimenti per diritti civili, che contestano l'autoritarismo e le gerarchie presenti nelle istituzioni universitarie,
americana, a cominciare appunto dalle istituzioni universitarie, e quindi la Davis aderisce prima a uno di questi gruppi organizzati, che lo Student Environment Coordinating Committee, e per poco tempo, e poi nel 1960 aderisce in maniera, per quanto in maniera laterale, al Black Panther Party. Vale a dire, la sua formazione politica si indirizza verso quei movimenti di nazionalismo nero che danno vita al Black Power, cioè che denunciano il modo in cui la linea del colore aveva profondamente segnato la democrazia americana. Non a caso, immagino che molti di voi sappiano che appunto l'espressione Black Power viene coniata nel 1966 proprio da un esponente dello SNCC, lo Student Environment Coordinating Committee, che era Stokely Carmichael, in occasione di una vicenda che aveva coinvolto un attivista del movimento, che era James Meredith, che era diventato famoso perché nel 1962 era uno degli studenti afroamericani che aveva vinto la causa contro l'Università della Mississippi, e il suo ingresso dentro l'Università del Mississippi aveva creato una situazione di violento scontro politico tra il governatore, che non voleva che lui entrasse all'università, e l'allora presidente John Kennedy, tant'è vero che dovette essere usato l'esercito per garantire l'ingresso di Meredith nell'università. E proprio Meredith nel 1966, cioè dopo che era stato approvato il Voting Rights Act, che doveva effettivamente sancire la inclusione perfetta degli afroamericani dentro lo spazio della cittadinanza americana, aveva organizzato una marcia da Memphis, che era nel Tennessee, a Jackson, per dimostrare come gli afroamericani avrebbero potuto manifestare pacificamente senza dover subire gli attacchi dei razzisti bianchi, cosa che non avviene perché lui viene sparito. Subisce un attentato, tant'è vero che deve interrompere la marcia, e che viene poi ripresa da Martin Luther King. E allora proprio questo episodio matura la consapevolezza che la battaglia integrazionista portata avanti da Martin Luther King era una battaglia perdente, che la strategia di Martin Luther King era una strategia perdente. Ora però l'espressione Black Power non rimandava tanto a una frattura dentro il movimento per i diritti civili, quanto a una frattura simbolica che metteva appunto al centro la contraddizione che era a fondamento del modo in cui era stato percepito e concepita la democrazia americana. E quindi l'affermazione del potere nero, che significa soprattutto affermazione di una soggettività altra, di una affermazione di un'alterità rispetto alla società bianca, era affermazione della crisi del modello universalistico che si era rivelato un modello falsamente universalistico, e quindi anche lo svelamento dell'ipocrisia che era dietro a un linguaggio apparentemente universale basato sui diritti, e che ovviamente aveva invece sancito anche l'esclusione e la marginalità. Era appunto la messa in luce delle contraddizioni del modo in cui era stata concepita la modernità politica anche in quello che era il tempio della modernità politica, cioè gli Stati Uniti che si stavano ergendo, diciamo, durante la Guerra Fredda, quindi si ergevano a modello politico di democrazia, e invece le contraddizioni di classe, di razza e di genere erano state le fondamenta su cui si era costruito questo modello democratico americano. Quindi Black Power come affermazione di soggetti subalterni, tra virgolette, che rivendicano la presa di parola, ma è anche rivendicazione di una soggettività che vuole usare altri linguaggi, altre parole, altri immaginari per significarsi e per imporre la propria presenza nello spazio pubblico. Uno spazio pubblico che non può essere considerato omogeneo, perché questa omogeneità era discriminante, ma era uno spazio che doveva essere riempito di contraddizioni, appunto, primis le contraddizioni di razza e le contraddizioni di genere.
Non a caso uno degli slogan del movimento del Black Power era Organize around your own oppression, cioè organizzarsi a partire dalla propria consapevolezza della propria oppressione. E all'interno di questo tipo di riflessione che si situa appunto la formazione del 1966 del Black Panther Party. Ora però Davis, che appunto in realtà si muoveva nell'ambito della riflessione marxista del pensiero critico della scuola di Francoforte, definì la sua adesione al Black Power come, scusate, al Black Panther, come quella di uno status permanentemente ambiguo, che oscillava fra l'essere militante e l'essere una fellow traveler, una fiancheggiatrice. Tant'è vero che nel Black Panther lei rimane 2 anni, mentre invece molto più lunga è l'adesione al Partito Comunista, e per certi versi meno problematica l'adesione al Partito Comunista, che dura invece più di 20 anni. E che di nuovo rimanda per esempio ad altre esperienze. Anche Du Bois aveva aderito al Partito Comunista quando ormai era aveva 80, quasi 90 anni, se non sbaglio. Perché l'adesione al marxismo permetteva di concepire la liberazione degli afroamericani dentro quello spazio internazionale anti-imperialista e anti-capitalista che per Davis era la condizione principale per pensare l'affermazione di una soggettività antagonistica afroamericana. Convinzione che si rafforza poi dopo il viaggio a Cuba nel 1969. Mentre invece, e qui mi riallaccio al perché ho inserito quel saggio sull'estetica, perché invece la Davis già negli anni 60 era molto critica nei confronti di quella che riteneva una virata troppo culturalista ed estetizzante dei movimenti nazionalisti neri, cioè di questa tendenza a valorizzare, ne diceva, il passato africano o l'estetica nera, quindi un approccio troppo culturalista ai problemi razziali, che lasciava appunto sullo sfondo analisi di carattere politico, di carattere economico, un concetto di razza sganciato dai concetti di classe o dal modo in cui si creavano gerarchie variabili attorno alla triade razza, classe, genere, che non teneva conto, per esempio, del fatto che queste gerarchie, questi sistemi di oppressione potevano riguardare altri soggetti, per esempio i lavoratori poveri bianchi o le questioni legate alla discriminazione delle donne. La Davis era convinta che nel Partito Comunista lei non intravedesse quelle forme di sessismo che invece trovava in maniera forte nei movimenti del Black Power, a cominciare dallo SNCC, dallo Student Nonviolent Coordinating Committee. Appunto il suo attivismo in California è legato alla lotta per i diritti dei prigionieri e dei carcerati, che la porterà a diventare una leader del movimento per la liberazione dei fratelli di Soledad, che erano stati accusati ingiustamente di assassinio, e poi la viene accusata di aver favorito un attacco in un tribunale, e poi c'è il processo famoso a livello internazionale. Anche in questo caso possiamo parlare di un approccio transnazionale, perché questo processo e l'organizzazione che sta dietro al movimento di liberazione di Angela Davis è diventato appunto anche questo un elemento di pratica transnazionale. Ora, nella sua autobiografia, Angela Davis usa la metafora di Giano. Lei dice: provavo una tensione quasi intollerabile, come se ci fossero le mie due persone, le due facce di Giano Bifronte. Una faccia guardava sconsolatamente al passato, all'irrequieto, violento, chiuso passato, rotto soltanto da occasionali illuminazioni e dall'amore per la mia famiglia. L'altra scrutava con desiderio e apprensione il futuro, un futuro scintillante di promesse, ma anche gravido di ogni possibilità di sconfitta. Il passato era la
la repressione violenta dei neri, la ferita dell'eredità della schiavitù, il futuro era appunto la possibilità di un movimento internazionalista, una democrazia che fosse femminista, antirazzista, socialista, che di nuovo associa per esempio Angela Davis a quelle che erano le elaborazioni dell'ultimo Malcolm X, che rivedeva appunto le sue posizioni più strettamente nazionaliste per aprirsi invece a prospettive di lotta anticapitalistiche e antiimperialiste. Nella sua autobiografia Malcolm X scriveva: lavorate in stretto contatto con noi, di quei bianchi di sincere intenzioni, che ciascuno di noi lavori tra la sua gente, i bianchi di sincera intenzione, i negri che lavorano separatamente, in realtà poi non fanno altro che lavorare insieme. Nella nostra reciproca sincerità saremo forse in grado di mostrare all'America la strada per salvarsi. E Angela Davis, appunto, contro un certo tipo di nazionalismo che respingeva il marxismo perché era roba dei bianchi, diceva: per me invece era chiaro che la lotta di liberazione dei neri, per raggiungere il suo fine ultimo, doveva diventare parte di un movimento rivoluzionario che abbracciasse tutti i proletari. Quindi un tentativo di andare oltre la lacerazione, no, identitaria, perché una visione troppo rigida finiva per ingabbiare più che liberare, e invece bisognava individuare una via di uscita a quel dilemma, no, della doppia coscienza che Du Bois aveva elaborato nel 1897. Però, a differenza anche, secondo me, di quanto proprio in quegli anni un'altra femminista, questa volta ebrea e bianca, cioè Adrienne Rich, diceva. Perché Rich diceva: bianca, ebrea, antisemita, razzista, antirazzista, ex maritata, lesbica, borghese, femminista, meridionale, da parte di madre, spaccata alla radice, non riuscirò mai a unificarle, per mettere in evidenza come era difficile di comprendere identità, no, che erano il risultato di differenze, di esperienze così diverse, dover necessariamente sintetizzarle in un elemento unico. Perché la scelta di una avrebbe significato necessariamente la negazione di tutte le altre e composite identità. Davis, almeno da quello che appare nell'autobiografia, sembra invece voler percorrere una scelta diversa. Lei, di nuovo, ricordando appunto gli anni della formazione a New York, diceva: furono anni appassionati, non ho mai rimpianto la decisione di passarli a New York, ma furono anche anni di tensione. John Obifront era ancora in me, una faccia nostalgicamente ansiosa di trovarsi nella mischia Birmingham, dove appunto si stava sviluppando il movimento per i diritti civili, l'altra invece intesa a guardare verso il futuro. Doveva passare ancora molto tempo prima che i due profili si fondessero in uno e io capissi la mia strada nel passato e nel futuro. Quindi una fusione che però passava necessariamente attraverso la necessità di affrontare quelle contraddizioni che erano dentro i movimenti del nazionalismo nero, cioè guardare la frattura di genere che era dentro il modo in cui si era sviluppato il Black Power, a partire in realtà dalla denuncia che viene fatta nel 1964, anche questo è un fatto noto, perché appunto dentro lo SNCC nel 1964 venne presentato, guarda caso in forma anonima, perché si temevano le reazioni, un documento che metteva in evidenza in che modo dentro il movimento di liberazione anticapitalista, antiimperialista, si producessero invece discriminazioni di genere. Non a caso nel documento si diceva che la donna nello SNCC è spesso nella stessa posizione che è un token negro assunto in una corporation, e quindi si mettevano in evidenza tutte le prove della discriminazione sessuale che erano dentro il movimento. Quindi svelando la contraddizione fra le retoriche anticoloniali, il linguaggio di liberazione, no, la necessità di abbattere le strutture di potere e il fatto che invece si producessero forme di potere patriarcale proprio dentro i movimenti di liberazione.
Angela Davis lo vive e lo denuncia, per esempio nella corrispondenza con George Jackson, che è appunto uno dei fratelli di Soledad, mettendo in evidenza come lo sciovinismo e il maschilismo fosse proprio parte dell'esperienza del nazionalismo nero e come fosse invece incompatibile con le pratiche di liberazione. Davis dice che George Jackson, per esempio, aveva introiettato quella rappresentazione delle donne nere come matriarche dominanti, donne castranti, nozioni che, guarda caso, proprio in quegli anni venivano diffuse dai sociologi, in particolare da Daniel Mohinan, che aveva pubblicato nel 1965 un report sulla famiglia nera, in cui appunto vengono riproposti gli stereotipi delle donne nere come, come matriarche. E Mohinan aveva definito la famiglia nera come un groviglio di patologie, perché questo matriarcato nero di origine schiavista, che spiegava il ruolo dominante delle donne nere, era anche però all'origine di quell'assenza di un principio di autorità che rendeva la famiglia nera appunto un fatto patologico, una famiglia perennemente in procinto di disgregarsi e di creare disordine. E Angela Davis appunto ricorda come gli esponenti del movimento, gli esponenti maschi del movimento, assumevano, no, in maniera critica questo tipo di stereotipizzazioni che erano prodotte dalla scienza sociale americana di quegli anni e che appunto finivano per legittimare anche le stanze più conservatrici. E lei dice: venne così a contatto assai presto con un malaugurato complesso assai diffuso tra certi attivisti neri di sesso maschile, la tendenza cioè a confondere la loro attività politica con un'affermazione di virilità. Vedevano, e alcuni continuano a vedere, la mascolinità nera come qualcosa di separato dalla femminilità nera. Questi uomini considerano le donne nere come una minaccia al raggiungimento della virilità, soprattutto le donne nere che hanno spirito di iniziativa e lavorano per diventare dirigenti a pieno diritto. Quindi queste pratiche di militanza, no, le modalità discorsive, questa logica amico-nemico che erano parte integrante del modo in cui si era prodotto un certo tipo di pratica di militanza dentro la Black Panther Party, rimandavano non soltanto a una soggettività nera, ma a una soggettività maschile nera che si costruiva in contrapposizione costantemente con un certo tipo di rappresentazione, di costruzione della soggettività femminile nera. Una contraddizione questa che in realtà aveva attraversato tutto, anche il movimento per i diritti civili, per esempio, era noto il fatto che ci fosse una costante tensione, diciamo così, dialettica fra Ella Baker, che era un esponente di primo piano del movimento per i diritti civili, e Martin Luther King, che veniva accusato appunto di maschilismo, di pratiche maschiliste. Il che non significa che non ci fossero elementi di valorizzazione di quelle che erano le figure dell'esperienza nera, da Harriet Tubman, quella che aveva dato vita alla cosiddetta Underground Railroad, la ferrovia sotterranea che permetteva la fuga degli schiavi e delle schiave dagli stati del sud verso gli stati del nord, Rosa Parks, eccetera. Però era appunto un pantheon di donne illustri che era tutto sommato funzionale al modo in cui si stava costruendo un certo tipo di identità nera e di nazione nera. Ora, quindi, noi ci troviamo di fronte a un femminismo afroamericano che deve, in un qualche modo, porre una serie di questioni e di problemi rispetto al nazionalismo nero e allo stesso tempo marcare la propria differenza e segnare la discriminazione o di nuovo un falso universalismo che stava contraddistinguendo un certo modo di concettualizzazione che veniva proposto da esponenti del femminismo radicale bianco. In particolare nel 1965,
70, è una, appunto, una delle esponenti più significative del femminismo bianco, che è Robin Morgan, che rispetto a chi accusava il femminismo di far prevalere l'oppressione delle donne rispetto alla questione del razzismo e dell'imperialismo, diceva che in realtà capitalismo, imperialismo e razzismo erano sintomi della supremazia maschile e del sessismo. Ora, questa affermazione in maniera così netta non poteva essere accettata dalle donne afroamericane. Perché? Perché per loro il problema non era creare una gerarchia dei livelli di oppressione, ma mettere in evidenza la simultaneità dei meccanismi di oppressione e delle forme, di potere. Allora, parlavo prima della fusione delle due identità per Angela Davis. A me pare che questa fusione delle due identità passi attraverso il fatto che Angela Davis, così come altre femministe afroamericane, arrivano a questa riconcettualizzazione della propria soggettività andando alle origini della ferita e della frattura, vale a dire andando a rivedere quel passato schiavista, perché soltanto la rilettura di quel passato schiavista è in grado di far emergere, di ricostruire la soggettività delle donne afroamericane. Quindi è soprattutto l'esplorazione della ferita della schiavitù che distanzia Angela Davis e il femminismo afroamericano da quello bianco, perché in questa ricostruzione delle radici profonde della discriminazione femminile loro non si possono ritrovare nel modo in cui il femminismo bianco radicale stava concettualizzando il tema dell'oppressione femminile. Appunto, di nuovo, Robin Morgan, che non a caso nel 1970 pubblica questo libro che si chiama Sisterhood is Powerful, nel senso che il fattore originario per la Morgan era l'oppressione sessuale, e questo era un elemento che doveva accomunare tutte le donne indipendentemente dalla loro posizione. Morgan dice: ci viene chiesto come potete parlare di quella che è in paragone l'insignificante oppressione delle donne, mettendo da parte le questioni del razzismo e dell'imperialismo, una domanda che esprime la supremazia maschile non solo per la sua arroganza, ma soprattutto in virtù della sua ignoranza. Prima di tutto implica pesare e calcolare la sofferenza umana, mettere in competizione i gruppi oppressi l'uno contro l'altro. In secondo luogo, la domanda non riesce minimamente ad afferrare la profondità dell'analisi radicale che proviene dal femminismo rivoluzionario, vale a dire che il capitalismo, l'imperialismo e il razzismo, appunto, sono sintomi della supremazia maschile e del sessismo. Posizione che l'anno prima era stato ribadito dal manifesto di uno dei gruppi del femminismo radicale, che era Red Stockings, dove e poi in realtà un discorso di questo genere si ritrova, per esempio, in Italia anche nel manifesto di rivolta femminile, per esempio, di Carla Lonzi. E come dicevo, una risposta che non poteva essere accettata dalle attiviste afroamericane e anche chicane, che proprio in questi anni stavano compiendo percorsi diversi, e percorsi divaricanti, il che spiega, per esempio, perché di fronte a una delle icone del femminismo bianco degli anni 60, cioè Betty Friedan, Bell Hooks dà un giudizio estremamente tagliente. Betty Friedan, appunto, la mistica della femminilità, che aveva detto che aveva centrato tutta la sua analisi sull'esperienza delle donne bianche di classe media che vivevano nei suburbi delle città americane, e che viene accusata da Bell Hooks di aver ignorato l'esistenza di tutte le donne non bianche e delle donne povere bianche. E siccome la Friedan aveva paragonato l'esperienza della donna delle classi medie americane che vivevano nei suburbi affluenti ai campi di concentramento nazisti, la Hooks dice: Frida diventa un case study di narcisismo, di insensibilità, di sentimentalismo e di autoindulgenza, cioè
proprio un massacro totale quello che Bell Hooks fa di Betty Friedan. E quindi sono le attiviste nere e gli attivisti latinos a infrangere già negli anni 60, perché questo è un elemento che si ritroverà nel dibattito internazionale degli anni 90, quel concetto di sisterhood, di sorellanza universalizzante, che aveva appunto contraddistinto un certo tipo di riflessione femminista, anticipando di nuovo analisi che poi avranno un spiego nel corso degli anni 80 e 90, vale l'idea di una visione essenzialista del soggetto donna che veniva proposto da questo tipo di femminismo radicale bianco. Una concezione rigida del potere che vedeva le donne soltanto come vittime del potere patriarcale. Mentre appunto le attiviste nere dovevano muoversi nel doppio binario dell'alleanza con degli uomini neri nei confronti del razzismo della società bianca e allo stesso tempo lottare contro gli uomini neri per il sessismo che prevaleva nei movimenti stessi. Sessismo che la Davis appunto aveva sperimentato dentro lo SNCC, dentro il Black Panther Party, o che le femministe chicane stavano sperimentando nei movimenti di affermazione dell'identità chicana. Le femministe chicane venivano accusate di essere vendidas, ora non so se lo spagnolo, se la pronuncia sia, erano vendite alla cultura angla perché appunto proponevano una visione della soggettività femminile che metteva in discussione i confini di questa identità chicana che si stavano riconfigurando. E quindi ciò che contraddistingue il femminismo nero e chicano è proprio la messa in discussione della gerarchia dei sistemi di oppressione che viene delineata dal femminismo radicale bianco, almeno in quella che era la proposta di Robin Morgan, per sostenere che invece l'esperienza delle donne afroamericane, chicane, ma anche di origine asiatica o delle donne working class bianche era contrassegnata dalla intersezione dei sistemi di oppressione, termine che adesso è molto discusso nella riflessione femminista. Allora non è un caso che nel 1970, ed è appunto una delle letture che poi è stata ripubblicata nel 2008 dalla rivista Meridians, nel 1970 la femminista nera Frances Bill stila questo documento e poi il saggio che avete letto, che si chiama appunto doppia oppressione, double jeopardy, no? Proprio dice: è assurdo prefigurare il modello della donna nera come di una donna che si occupa della casa e dei figli secondo il modello della donna bianca di classe media. La maggior parte delle donne nere devono lavorare per mantenere la casa, nutrire e vestire le loro famiglie, e quindi le donne nere non si riconoscono nella rappresentazione della womanhood bianca, ma allo stesso tempo rifiutano l'analisi dei leader neri, cioè quell'idea che appunto le donne nere hanno in un qualche modo avuto una sorta di complicità nella devirilizzazione dell'identità maschile nera operata dai sistemi di oppressione bianca. Cioè abbastanza carina la citazione quando dice: quando si tratta di donne, l'uomo nero sembra trarre le sue linee di riferimento dalle pagine del Ladies Home Journal, che era la divisa delle casalinghe per eccellenza. E però dice: le donne nere non sono contrarie all'aumento del potere degli uomini neri, anzi lo auspicano. Noi vediamo in esso la liberazione finale di tutto il popolo nero da questo sistema oppressivo capitalistico, ma questo non significa dover negare uno rispetto all'altro. È un ragionamento falso, quello secondo cui l'uomo nero deve essere forte e la donna nera debole. Noi stiamo combattendo per un nuovo mondo che deve distruggere ogni forma di oppressione. Il valore di questo nuovo sistema sarà determinato dallo status della persona che è all'ultimo posto. Fino a che le donne di ciascuna nazione schiava non saranno completamente liberate, allora il cambiamento non potrà essere veramente definito una rivoluzione. Ora, rispetto a questo, sempre per cercare di far vedere le radici lunghe, mi ha molto colpito la citazione di Anna Julia Cooper, che era un'ex schiava, che a 67 anni prende il dottorato di ricerca a Parigi, alla Sorbona, e pubblica nel 1892 un testo che si chiama A Voice from the South, che
pare abbia influenzato appunto Du Bois e Du Bois The Souls of Black Folks. Quando, perché lei fa questa citazione, soltanto una donna nera può dire: quando e laddove io entro, nella mia quieta e pacifica dignità della mia womanhood, che è un termine difficile da tradurre in italiano perché non è femminilità, è qualcosa di più complesso, senza violenza e senza ricercare un appoggio speciale, solo in quel momento e là l'intera razza nera entra con me, che è un modo per esemplificare il fatto che la costruzione di una soggettività femminile nera è una soggettività individuale e collettiva, che è un elemento che è simbolo e allo stesso tempo esemplificazione delle linee di frattura che si possono individuare nella costruzione di questa Negro Race. Quindi continuità e riproduzione della comunità immaginata, della comunità nera come comunità immaginata, ma anche rinnovamento potenziale di questa comunità immaginata, in una visione costante, dinamica, non fossilizzata. Ora, per ritornare al testo della Bill, quindi una battaglia comune contro il razzismo che non implicava un ruolo subordinato delle donne, naturalmente, che non significava dover ignorare il sessismo all'interno della comunità nera, una doppia oppressione che agiva in maniera simultanea, e un documento importante questo della Bill, perché anticipa una serie di testi che sono considerati fondativi del femminismo afroamericano, in particolare un altro documento del 1978, il Black Feminist Statement del Combahee River Collective, che introduce l'eteronormatività come un'ulteriore forma di dominio, e nel 1982 uno dei testi fondativi, che All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave, che è una raccolta, la prima raccolta di scritti del femminismo afroamericano curato da Barbara Smith, e poi nel 1981 c'era stata la raccolta delle femministe chicane Sherry Moraga e Gloria Anzaldúa, che This Bridge Called My Back. Volume importante questo delle femministe chicane, perché mi sembra che sia, siamo appunto nell'81, cioè prima ancora del femminismo nomade di Rosie Bredotti, in cui loro cercano di andare e di spezzare questa gabbia identitaria per affermare una invece l'idea dell'ibridità, della mestizia, per usare appunto il termine famoso introdotto da Anzaldúa quando lei dice: avrò la mia lingua di serpente, la mia voce di donna, la mia voce sensuale, la mia voce di poeta, supererò la tradizione di silenzio, per appunto mettere in evidenza una presa di parola che è anche però apertura a tutte le molteplici differenze. E allora ecco qui che secondo me si producono e si cominciano a intravedere le connessioni tra le analisi del femminismo afroamericano e le riflessioni proposte dai femministi, dei femminismi postcoloniali. Connessioni che vengono proprio dal fatto che, come fa Angela Davis e come fanno anche le altre femministe afroamericane, partono dal tema della schiavitù e dal modo in cui si costruisce la soggettività femminile dentro il contesto della schiavitù. Perché Angela Davis, soprattutto nel suo volume Donne bianche e donne nere, è la prima che mette in evidenza come dentro l'esperienza della schiavitù le donne non siano soltanto vittime, ma siano anche soggetti resistenti. E proprio la schiavitù è un elemento che deve essere letto come produzione di forme di resistenza e di strategie di sopravvivenza, e come paradossalmente dentro un sistema di oppressione si produca anche l'uguaglianza fra uomini e donne afroamericane, che dentro la schiavitù paradossalmente si producono le condizioni per delle strategie di uguaglianza.
per quello che riguarda le donne afroamericane, questo è il primo elemento che disvela quello che era chiaro, ma che fino a quel momento non era stato messo a tema in maniera così forte, e cioè che una delle specificità del contesto statunitense è che, a differenza delle altre esperienze di imperialismo, solo negli Stati Uniti, dentro lo stesso spazio fisico e politico, logiche coloniali hanno convissuto e hanno si sono accompagnate le logiche anticoloniali. E questo è un elemento specifico della realtà statunitense che non si ritrova in altri contesti, perché l'esperienza europea è quella di avere spostato le logiche coloniali in uno spazio altro da quello europeo. Negli Stati Uniti logiche coloniali e anticoloniali hanno convissuto dentro lo stesso spazio fisico. Ed è proprio questa combinazione ha plasmato fin dall'inizio, cioè fin dalla schiavitù, l'idea della donna nera come promiscua, rappresentazione e stereotipo speculare all'idea della mascolinità nera come un potenziale stupratore, e di nuovo già alla fine dell'Ottocento le donne afroamericane avevano messo l'accento su questo. In particolare voglio citare Ida Wells Barnett, perché è la prima donna afroamericana che denuncia il modo in cui si costruisce un immaginario dietro la pratica del linciaggio. Lei è la prima donna afroamericana che denuncia la pratica del linciaggio, per questo è costretta ad andare in Inghilterra, perché sennò rischia costantemente la vita, ma lei non denuncia soltanto il linciaggio, denuncia il tipo di rappresentazione che ci sta dietro alle pratiche del linciaggio e che interrogano il modo in cui viene costruita la mascolinità maschile, ma anche il modo in cui viene costruita la mascolinità femminile, scusate, bianca, la femminilità nera e la femminilità bianca. E non a caso la Ida Wells viene esclusa dal direttivo di quella che era l'associazione per i diritti civili, tra l'altro con l'avallo dello stesso Du Bois, perché viene considerata troppo radicale. Quindi, a dimostrazione di come la costruzione dell'identità maschile nera, anche di quelle resistenti e di quelle che si sono battute per l'emancipazione degli afroamericani, abbia fin dalle origini avuto delle zone oscure rispetto alla soggettività afroamericana, perché per esempio dentro il pensiero abolizionista nero maschile, le due figure, una è quella di Frederick Douglass, l'altra è quella di Martin Delaney, in realtà in entrambi i casi ci troviamo di fronte a due personaggi che in un modo o nell'altro devono marginalizzare la figura della donna afroamericana. Delaney, perché per lui l'obiettivo è la costruzione della fatherland, non a caso lui utilizza il termine fatherland, e Douglass, bell hooks, no, mette in maniera molto chiaro il modo in cui anche Frederick Douglass deve marginalizzare la figura della donna afroamericana per valorizzare la figura della soggettività maschile nera. E negli anni 40, quando gli afroamericani cercano di riportare il tema della segregazione razziale dentro lo spazio delle Nazioni Unite, di nuovo Du Bois cerca di mettere in margine l'unica donna afroamericana che era presente nella delegazione, che era Mary McLeod Bethune, cercando proprio di legittimarla rispetto a una strategia di questo tipo. Quindi c'è una valorizzazione del patrimonio di lotte, di resistenze, di affermazione della soggettività delle donne afroamericane, che presenta non pochi parallelismi con le riflessioni delle femministe postcoloniali e del modo in cui le femministe postcoloniali hanno denunciato la costruzione dello stereotipo della donna del terzo mondo, cioè di una donna perennemente in silenzio, senza voce, immersa nella tradizione, e una costruzione però, e qui
cito Chandra Mohanty, Chandra Mohanty dice in realtà questa costruzione, no, che crea una sorta di scala gerarchica e normativa, in realtà è un elemento costitutivo della modernità politica, non è un elemento, un accidente della costruzione della modernità, è un elemento che sta dentro la modernità politica. Non a caso proprio Mohanty, nei riguardi di Robin Morgan, dice lei ha usato una nozione antistorica, no, di questo tentativo di ricomporre la soggettività delle donne, l'oppressione femminile come un elemento che attraversa le esperienze di tutte le donne. Ho perso un po' il conto, non so. Quindi le donne afroamericane fin dall'Ottocento hanno denunciato il modo in cui si sono operate certi tipi di costruzioni di identità maschili e femminili, ma anche, e di nuovo, in che modo le donne bianche sono state corresponsabili del modo in cui queste costruzioni si sono date. Di nuovo, la prima a denunciarla è un'ex schiava alla metà dell'Ottocento, che era Sojourner Truth, quando lei, proprio davanti a uno dei primi, convegni sui diritti delle donne, dice: non sono io una donna, e lei si rivolge contro chi riteneva che lei in quanto donna non potesse parlare, ma si rivolgeva anche alle donne bianche che non la riconoscevano dentro questo concetto di womanhood che loro stavano cominciando ad elaborare, perché le donne bianche anche negli Stati Uniti erano strette fra affermazione dei diritti della libertà femminile e l'idea però di una condivisione di questa idea della superiorità della civiltà anglosassone e protestante, tant'è vero che appunto nelle raffigurazioni delle donne afroamericane c'era non sono io una donna e una sorella, e il fatto che loro introducessero questa idea della sorella era un elemento che doveva appunto interrogare il modo in cui quella sorellanza veniva concettualizzata dalle donne bianche, quindi una rivendicazione, no, di womanhood, di soggettività a cui si appellano le prime femministe. La denuncia che proprio sul corpo delle donne nere si producevano molteplici linee di sfruttamento. E mettono, e di nuovo Bell Hooks qui ci aiuta a capire come alcune delle questioni che vengono affrontate fin dall'Ottocento dalle donne bianche si pongono in termini diversi per le donne nere, per esempio l'idea della domesticità e l'idea della famiglia. E l'idea anche della maternità, per esempio nell'Ottocento le donne afroamericane dovevano rivendicare la rispettabilità e le modalità vittoriane proprio contro una rappresentazione che le voleva costantemente promiscue ed oggetto sessuale, quindi la rivendicazione di un certo tipo di portamento di rispettabilità vittoriana, perché doveva contrapporsi a una rappresentazione appunto delle donne nere come oggetti sessuali o come donne fallite perché povere. E anche la questione della maternità che si pone in termini diversi per le donne bianche. Qui per esempio il romanzo di Toni Morrison, Amatissima, è un elemento significativo, perché Toni Morrison fa vedere, no, attraverso la forma romanzata, come la maternità fosse una ferita e si producesse in termini laceranti per le schiave, che ricorrono all'infanticidio come ultimo e atto di resistenza. Si preferisce uccidere il figlio piuttosto che essere catturate e riportare il figlio dentro il sistema schiavile e oppressivo. E quindi denunciano quello che verrà denunciato dalle femministe postcoloniali come un certo tipo di riflessione sui diritti delle donne non esenta alcune a farsi complici o espliciti sostenitrici del fardello dell'uomo bianco e della donna bianca. Questo è un elemento che si ritrova per esempio anche nel contesto britannico, e che appunto è stato denunciato a partire dagli anni 70, per esempio nel 1976 una open letter rivolta ai movimenti internazionali delle donne, due figure significative del femminismo nordafricano, una Nawal El-Saadawi,
e l'altra è Fatima Bernissi, avevano pubblicato una lettera in cui cominciano a mettere in evidenza, loro dicono che il fatto di distruggere il mito che il fatto stesso di essere donne ci unisca e che le donne non siano soggetti politici. Quindi, messa in discussione un concetto universalizzante di sorellanza, ma come dice Mohanty, rifiutare soprattutto la sorellanza come idea psicologizzata che cancella tutte le differenze e i rapporti di potere e di dominio che si producono anche fra donne. Soprattutto fra donne del primo e del terzo mondo. Mentre invece sul terreno delle pratiche politiche che si possono individuare delle forme di solidarietà e di comunanza a partire però dalle diverse forme storiche, dal posizionamento delle donne stesse. E allora è sul terreno delle pratiche politiche che mi sembra, e questo vorrei proprio concludere, che ci sia un altro elemento di connessione tra il femminismo afroamericano, quantomeno tra il femminismo afroamericano così come lo interpreta Angela Davis e un certo tipo di femminismo postcoloniale. Cioè le femministe afroamericane, e Frances Beale è un esempio, negli anni 70 utilizzano il termine third world, come categoria politica, più che in questa idea di una identità che si produce in uno spazio transnazionale che lega simbolicamente le lotte di liberazione delle donne afroamericane con le lotte che si producono nei contesti postcoloniali, contro derive troppo culturaliste. E qui mi sembra che ci possano essere degli elementi di connessione appunto fra Angela Davis e una riflessione come quella di Chandra Mohanty, proprio sul tema della connessione fra una soggettività femminile che si produce, cioè, e si deve produrre sul contesto di una lotta antiimperialista e anticapitalista, è appunto, ha detto delle parole molto interessanti, cioè sulla materialità delle condizioni. Non a caso, appunto, in uno dei saggi pubblicati nella raccolta, Chandra Mohanty utilizza non soltanto il termine terzo mondo come categoria politica, ma poi negli ultimi saggi fa scivolare questo termine dal terzo mondo alla contrapposizione fra, lo riprendo, fra il mondo dell'un terzo e il mondo dei due terzi. Dice, concentrandosi sulla qualità della vita come criterio per distinguere tra minoranze e maggioranze sociali, un terzo e due terzi porta l'attenzione alle continuità, così come le discontinuità tra chi ha e chi non ha, all'interno dei confini delle nazioni e tra le nazioni e le comunità indigene, a patto appunto di non dimenticare la storia della colonizzazione che è invece intrinseca al binomio Occidente-Terzo Mondo. E allora qui mi pare che si ritorni ad Angela Davis e alla sua visione di un femminismo anticapitalista e antiimperialista. Grazie. Allora, io direi di riprendere con, diciamo, l'intervento, voi sapete che abbiamo dato come forma di ogni incontro, oltre alla relazione, uno o due discussion che pongono delle questioni in modo di avviare poi il dibattito, si spera, diciamo così, più partecipato. Quindi... Sono Maria e faccio parte del gruppo di ricerca di Econau. E volevo proporre all'attenzione, diciamo, tre questioni che mi erano sembrate interessanti sia a partire dalle letture che ci hai proposto e che abbiamo discusso un po' insieme, ma soprattutto a partire dallo scopo che ci siamo prefissati come gruppo, cioè quello di decolonizzare appunto i saperi. Una prima questione che mi è sembrata interessante proprio in riferimento alla decolonizzazione dei saperi è stato quanto le riflessioni delle femministe africano-americane abbiano, cioè, secondo me, avuto il merito di quantomeno tentare una decostruzione, una disarticolazione e una decolonizzazione di tutta una serie di
discorsi portati avanti dalla mentalità patriarcale e coloniale bianca, che si sono poi tradotte in pratiche di assoggettamento sui corpi delle donne nere, e come questi stessi discorsi abbiano poi imposto dei ruoli sessuali ben determinati e stereotipati attraverso anche appunto metodi violenti. E, sono partita un po' una riflessione, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento più o meno con l'istituzionalizzazione della discriminazione e dell'oppressione sessista nei confronti in prima istanza della donna bianca, cioè una rappresentazione magari che a partire dalla diffusione dell'ethos vittoriano dell'epoca, un momento di revival religiosi, di una figura della donna bianca alla quale erano state attribuite delle qualità come purezza, virtù, innocenza, una figura relegata completamente appunto all'ambiente domestico, e come questa figura sia stata del tutto privata della sua sessualità poi, tra l'altro, e quindi come l'idealizzazione della donna bianca ha fatto poi da controparte una brutalizzazione della schiava nera, perché appunto le schiave nere erano sottoposte non soltanto ad una... cioè erano costrette a subire non soltanto lo sfruttamento razzista come lavoratrici nei campi o nell'ambiente domestico della Big House insieme comunque al pari degli uomini, ma erano esposte anche a tutta una serie di violenze che ricadevano in una sfera prettamente femminile. Cioè lo stupro prima di tutto, oppure altre forme di aggressione sessuale, magari non necessariamente esclusivamente fisica ma anche psicologica, e come queste pratiche si siano istituzionalizzate come forme sistematiche di terrorismo che avevano come scopo quello di demoralizzare e disumanizzare la schiava, come dicendola Davis, un'arma di dominazione e repressione con lo scopo di eliminare la volontà di resistenza delle donne. E come dice Bellux, una forma proprio di colonizzazione fisica del corpo della donna da parte del padrone bianco, come se si volesse riattualizzare costantemente il significato della conquista e ribadire con chiarezza appunto i ruoli del padrone bianco e della schiava nera, sottomessa appunto da una duplice oppressione, quella di razza e quella di genere. E come poi questo tipo di questi discorsi e queste pratiche abbiano consolidato nel tempo e stigmatizzato una serie di stereotipi, come ad esempio, non so, quello della Black Mommy, che come nel film Via col vento, c'è cioè questa caricatura di questa donna dall'aspetto non propriamente piacente e completamente anche un po' disumanizzata nei suoi sentimenti, perché appare quasi come un animale domestico che dà affetto alla famiglia bianca che si trova nella quale si trova, e poi appunto soprattutto lo stereotipo della matriarca, cioè questa donna che è castrante appunto, che demaschilizza la figura dell'uomo nero. E Angela Davis ha scritto che la designazione della donna nera come matriarca è una crudele denominazione impropria, perché ignora i profondi traumi che la donna nera ha vissuto nel momento in cui ha dovuto cedere la propria capacità riproduttiva ai predatori interessi economici. E quindi ho apprezzato la riflessione femminista africano-americana per aver appunto decolonizzato questa serie di discorsi, e volevo chiederti se secondo te la mentalità patriarcale oggi ha ancora un potere forte nella rappresentazione dei discorsi sul corpo della donna nera, se, come dice Bellux, are we still slaves, oppure come si è orientato il dibattito oggi. E, un'altra cosa poi, su un altro argomento sul quale abbiamo discusso poi insieme con il nostro gruppo di Dacanò, sul differente posizionamento che avevi anche menzionato, nei confronti tra appunto le donne bianche e le donne nere, nei confronti della realtà domestica, perché se per la donna bianca della classe media l'ambiente domestico ha rappresentato appunto un luogo di oppressione, di una relegazione ad una mera attività legata appunto alla cura della famiglia, quindi come madre e come moglie,
quanto invece per la donna nera, come appunto dice Bellux, la conquista dello spazio familiare e domestico abbia rappresentato una scelta precisa di costituzione di un luogo dove si potesse dar appunto cura ai propri affetti e anche di salvaguardia, diciamo, della memoria e di una particolare esperienza che è quella appunto della storia africano-americana. Una volontà, come dice Bellux, di non lasciarsi invadere, di resistere come non era stato possibile fare negli anni dello schiavismo, comunque, perché la privazione della costituzione di un luogo familiare era appunto alla base, cioè la separazione delle famiglie, le broken families, erano un metodo sistematico attraverso cui il potere coloniale operava per far sì che appunto non si potessero formare dei luoghi anche minimi di una anche futura resistenza o ribellione. E Bellux dice appunto lo sforzo di tenere qualcosa per sé come gesto politico radicale che ha aperto in questo spazio della casa un'articolazione di quello che Robin Kelly ha definito un tracciato nascosto, cioè appunto che si rifà alla storia particolare africano-americana, che ha permesso poi la nascita all'interno di questo unico spazio lontano dalla segregazione di una cultura di opposizione. E poi in relazione al lavoro domestico, appunto le donne nere, come ha scritto Angela Davis in Women, Race and Class, hanno sempre lavorato fuori dalla propria casa, sia durante l'epoca schiavista, insomma nelle piantagioni, ma anche successivamente con lo sviluppo dell'industria anche al sud, non so, le industrie di tabacco oppure della raffineria di zucchero, eccetera, e come abbiano lavorato appunto al pari degli uomini e come il lavoro domestico non sia stato il loro focus centrale appunto delle loro vite e come le donne insieme agli uomini si siano fatte carico di provvedere alle proprie famiglie, come dice Angela Davis, hanno sopportato il doppio peso del lavoro fuori casa e quello del lavoro domestico. Angela Davis scrive: per le donne nere oggi e per tutte le sorelle lavoratrici, l'idea di spostare il peso del lavoro domestico e della cura dei figli dalle loro spalle su quelle della società contiene uno dei segreti radicali della liberazione femminile. La cura dei figli dovrebbe essere socializzata, la preparazione dei pasti dovrebbe essere socializzata, il lavoro domestico dovrebbe essere industrializzato e tutti questi servizi dovrebbero essere accessibili alla working class. E pensavamo anche ieri se ha senso oggi proporre, date le caratteristiche strutturali magari del mercato del lavoro, proporre un'industrializzazione del lavoro domestico. E poi come ultima questione avevo pensato a quello che comunque di cui avevi già parlato, cioè il sessismo nei movimenti di liberazione neri, che comunque appunto non sono esclusi neanche da quelli, diciamo, della seconda metà dell'Ottocento, più o meno, come appunto ha citato Martin Delaney col suo progetto La Fatherland, che dice appunto: le nostre donne devono essere qualificate perché saranno madri dei nostri figli, e in quanto madri sono le prime a curare e a istruirli. E quindi, ma poi diciamo che si è radicalizzato, almeno dal mio punto di vista, questo senso di discriminazione sessista nei movimenti degli anni 60, perché comunque anche, cioè Bellux lo mette abbastanza bene in vista, si è arrivati ad una sorta di equazione tra eguagliare appunto la lotta di liberazione all'espressione della mascolinità e della virilità nera sulla scena pubblica, diciamo. E, non so, alcuni gruppi del nazionalismo nero, come ad esempio i Black Muslim, propongono appunto una forte enfasi sull'immagine della mascolinità nera forte, che va però in un certo senso a ricalcare poi un'immagine coloniale e razzista dell'uomo nero, appunto visto come primitivo, forte, virile. E quello che hanno scritto nel 62 sulle donne, i Black Muslim: le donne nere musulmane considerano l'uomo come colui che porta il pane a casa, il capo della famiglia. Le donne musulmane si rivolgono agli uomini con l'appellativo signore, e le mogli fanno lo stesso con i loro mariti, quindi da una parte la glorificazione dell'uomo e dall'altra un posizionamento subordinato della donna.
E, addirittura The Nation of Islam, che comunque già nel suo il suo intento era quello di porre l'enfasi sulla purificazione della popolazione nera, soprattutto in particolare quella della donna a causa appunto della sua degradata sessualità, e addirittura vede la Nation of Islam come una sorta di rifugio, a journey from shame to dignity. E allo stesso modo il Black Panther Party comunque si presentava come un'organizzazione male oriented, diciamo, e questo lo si percepisce ad esempio con la forte opposizione di molti militanti quando Ellen Brown assunse la leadership del partito, anche se diciamo, quasi morente. Anche se comunque alcuni militanti come non so, Kathleen Cleaver, Assata Shakur siano riusciti a ritagliarsi comunque uno spazio all'interno di questi movimenti, però almeno mi è sembrato occupandosi comunque di problematiche relative alle donne lavoratrici, ossia il Free Breakfast for Children, oppure attività legate all'educazione, quindi comunque relegate diciamo in una sfera prettamente femminile. E, quindi non so, pensavo se il fallimento di questi movimenti radicali sia stato in parte dovuto anche alla mancanza di un fronte comune tra la lotta alla discriminazione razziale e a quella di genere. Preferisci rispondere adesso o magari raccogliamo? Forse magari raccogliamo. Allora, chi vorrebbe porre delle questioni, delle domande o magari delle cose più generali? Però questa volta facciamo che viene avanti, così resta un po' registrato l'intervento. Allora, ti ringrazio molto prima di tutto per l'intervento, perché a parte diciamo, in generale l'interesse generale mi sembra che sia una cosa molto, insomma, uno strumento molto utile per quello che è un po' il nostro obiettivo, no? E penso che in generale il femminismo nero sia qualcosa che soprattutto nella dettagliata e ampia genealogia che ci ha dato che ci hai dato tu, è tra le più importanti esperienze forse che possiamo contare di pensiero e di pratica politica radicale che possono permettere appunto veramente di decolonizzare i saperi, no? Il che significa individuare delle nuove domande, ma anche dotarsi degli strumenti. Per me dotarsi degli strumenti per quanto riguarda il nostro obiettivo non significa naturalmente prendere delle categorie da una certa esperienza e provare, no, ad adattarle ad altri contesti, ma piuttosto fare un confronto, no, con una serie di percorsi come appunto quello del femminismo nero. E mi sembra insomma un po' la domanda che insorgeva dalla genealogia, appunto dalla storia che ci hai fatto, mi viene appunto da chiederti quanto pensi che oggi il femminismo nero ci possa dire rispetto a quelli che sono i contesti che un gruppo come il nostro, ma in generale, no, che appunto gli studi postcoloniali e il pensiero critico oggi si debbano porre, come per esempio mi viene insomma l'esempio forse più banale che è quello delle migrazioni internazionali, no? Quindi il ruolo delle donne, il ruolo dei sessi, l'interazione, appunto l'intersezionalità di razza, genere e classe all'interno di questa esperienza. Un po' l'idea che mi veniva, un po' leggendo appunto le cose che ci hai dato da leggere, un po' anche ascoltandoti, era che il femminismo nero ha in effetti individuato, no? Come tu dicevi, quella della schiavitù, la storia della schiavitù è stato un nucleo forte, no? Sia da un punto di vista per la costruzione di un percorso epistemico che per un percorso di liberazione politica, no? Non certo come qualcosa di reale che andava, come una storia reale che andava svelata, no? Che era stata taciuta per molto tempo e che andava svelata, ma proprio come una forma, come ci siamo detti più volte all'interno del nostro percorso di riflessione collettiva, come una storia che andava riletta, cioè un passato che andava riletto alla luce del presente per offrire una sorta di orizzonti nuovi di lotta e di liberazione politica. E in questo senso appunto mi sembra che il femminismo nero, Angela Davis, Frances Bill e Bell Hooks in particolare per quanto mi riguarda, abbiano appunto utilizzato in maniera molto efficace questo passato e lo hanno fatto appunto da un punto di vista che è insieme materialista e che insieme ne fa emergere appunto le complessità, no? Prima tu facevi, hai fatto semplicemente accenno, magari se ti va di parlare un po' di più, delle difficoltà che nel pensiero femminista ha in questo momento per esempio il concetto di intersezionalità, no? Che secondo me è un concetto che in effetti depotenzia molto quello che invece era
appunto il pensiero radicale di certo femminismo nero, che è come se sovrapponesse solamente tutta questa serie di categorie senza capire quali erano veramente appunto le esperienze in cui appunto questi sistemi di oppressione interagivano. E in questo senso mi sembra che una serie di riflessioni poste dalle autrici di cui abbiamo parlato siano importantissime. Non so, penso all'analisi che fa Belux degli stupri interrazziali e il modo in cui appunto fa emergere, il modo in cui all'interno di un processo pubblico la storia della schiavitù viene evocata sia da un punto di vista appunto che può essere, che va in direzione del maschilismo, del razzismo, come la storia, l'evocazione della storia del linciaggio, e quindi con effetti diciamo che possono essere quelli di ricreare dei nuovi sistemi di oppressione sulle donne. Oppure quello che Maria stessa ha più volte appunto citato, cioè il modo in cui queste autrici hanno dialogando, anche se non magari dialogando materialmente, analizzato il lavoro domestico, lo spazio domestico in una maniera che è prismatica, no? Che apre appunto questo spazio che in realtà è solitamente visto in una maniera piuttosto limitata, in delle forme molto complesse, no? In cui si sovrappongono, non so, appunto un sistema precapitalistico di divisione del lavoro in un'ottica appunto più di femminismo materialista a una forma di resistenza e appunto di liberazione, quindi un ricostruire quello che è lo spazio domestico tanto da farlo scoppiare, appunto da farlo diventare qualcosa di collettivo, di attraversato. E mi sembra anche molto molto efficace il modo in cui viene utilizzata, no? La forma, quella che è una pratica femminista tipica, quella del posizionamento, no? che è quello su cui appunto si lega il gioco del personale e politico. E come lo fanno appunto, come lo fa un'attrice come Belux, che si nota appunto, apprezzo molto, è un modo che fa vivere veramente, no? la sofferenza e la ferita originaria e persistente appunto di questo passaggio dalle condizioni di oppressione sia sessista che razziale vissute durante l'infanzia e poi tutto il percorso fatto nella sua vita, cosa che invece anche in questo caso mi sembra un po' depotenziato, no? nei discorsi di alcune femministe postcoloniali in cui appunto il posizionamento in between sembra semplicemente una postura accademica in un certo senso, no? Un evocare una transnazionalità che è più presunta, insomma, ma che perde appunto quel carattere di materialità che il femminismo nero ci dà. E quindi appunto mi chiedevo se sei appunto d'accordo, diciamo, con questa analisi oppure appunto secondo te appunto in che modo il femminismo postcoloniale ci possa essere lo strumento anche per il nostro lavoro. Caterina, no, a me piacerebbe porti due o tre cose che mi interessavano. E la prima sembra, diciamo così, di tipo, chiamiamola così, erudita, ma non lo è. Nel senso che mi interessava capire di più del rapporto di Angela Davis con il Marcuse dell'epoca. No, ti spiego perché. Perché per una sola questione. Il Marcuse dell'epoca era un po' il simbolo di tante cose, tu hai citato l'antiautoritarismo e tutte queste cose qui, però Marcuse in quel momento era una sorta di emblema di quell'epoca negli Stati Uniti, ma non solo, anche in altre zone del mondo, perché la sua, diciamo, posizione era quella che era venuta fuori già negli anni 60, nelle lotte anticoloniali, in buona parte del Terzo Mondo, che era un po' quella che promuoveva i dannati della terra di Fanon sulla scia di Sartre, no? Il fatto che il vero soggetto, diciamo così, rivoluzionario era il proletario del Terzo Mondo. Chiaramente questo proletario del Terzo Mondo l'America ce l'aveva in casa. La domanda è, Angela Davis, no, nella sua oscillazione fra Black Panther sì, Black Panther no, Partito Comunista sì, Partito Comunista no, però meglio Partito Comunista americano, c'è qualcosa nella sua riflessione? Lei si poneva questo problema del proletariato americano bianco come integrato, no, che era tipica, poi che era una posizione tipica dell'epoca.
e che era molto dentro anche alle pantere, con tutte le, diciamo, con tutti i limiti culturalisti che lei stessa, diciamo così, in qualche modo segnalava. La seconda è più, diciamo, su questo aspetto, no? La sua critica all'estetizzazione del movimento nero, no? Se c'era qualcosa, non tanto in lei, o in, però nel dibattito del momento sul concetto di negritudine negli Stati Uniti, si è avuto, diciamo così, un qualche, come dire, revival o dibattito negli anni, diciamo così, 60-70, più 60 che 70. L'ultima invece era più, come dire, era meno... di negritudine, negli anni 60, sì, se, diciamo così, perché la negritudine era un po', nel mondo francofono, diciamo così, divideva un po' le acque in questi due sensi, no? Quindi un po' volevo capire se anche lì, diciamo, era penetrato questo dibattito, non so, tramite figure tipo Baldwin o gente che si era occupata. La terza invece è una questione di tipo più culturale, se non credevi che, per esempio, no, questa insistenza, non tanto nell'epoca, diciamo, di Angela Davis, un po' prima, gli anni di Du Bois, gli anni di Delany, se questa, diciamo così, insistenza, se questa misoginia, chiamiamola così, no, della stessa comunità nera nei confronti delle donne nere, non fosse in qualche modo derivata da una sorta di voler plasmare il movimento politico nero all'interno di una sorta di etica protestante, cioè un'etica del lavoro, no? Du Bois, mi pare che nei suoi primi scritti era molto, come dire, molto centrato su questa cosa, soprattutto per quanto lui vedeva, lui voleva, no? Diciamo, l'uplift della comunità nera, e come vedeva, per esempio, la fattoria, il lavoro, cioè, diciamo, tutto quello che Weber descrive nell'etica protestante, lo spirito del capitalismo, lo vedeva come qualcosa a cui il nero doveva in qualche modo assimilare per poter fare un uplift generale nella società. E quindi se non c'è un po' questa influenza, diciamo così, puritana, religiosa, che non so poi se deriva esclusivamente da elementi religiosi o magari di altro tipo. Ecco, queste erano un po' le tre curiosità. Io, come gli altri, ti volevo ringraziare per il tuo bellissimo contributo. La mia è forse una questione fuori tema, valuterai tu. Nel senso che, proprio interpellandoti come storica degli Stati Uniti, provavo, diciamo, a stirare un po' la questione su qualcosa che comincio un po' a studiare, a cercare di analizzare, che è la questione della glamorizzazione della bellezza negra recentemente, della bellezza negra e quindi del corpo femminile negro, ovviamente sulla scia, diciamo, anche della presidenza di Obama, dei premi che sono stati a Lupita, che anche proprio iconicamente è l'anti Angela Davis, no? Cioè, per esempio non c'è capelli, no? E come, diciamo, questo discorso del quello che viene definito afropolitismo, no? Rompendo il nesso, diciamo, tra razza e classe sociale, che era stata una delle istanze di un certo femminismo negro, si appella in qualche modo, prendendo, diciamo, un passaggio un po' ovviamente superficiale, a quella idea di transnazionalità a cui ci hanno abituato anche una parte, diciamo, degli studi postcoloniali. Quindi, se era possibile, un commento da parte tua rispetto a questo tema. Ti ringrazio. Direi che puoi cominciare. Poi sì, perché mi sembra che le domande... che sono molto... Le domande sono abbastanza complesse, devo dire. Grazie, non so se riuscirò a rispondere. Prima di tutto, parto con le tre questioni poste da Maria, cioè innanzitutto sul problema della... che poi un po' si riallacciano, in realtà ci sono delle reti di connessione. Uno mi sembra la questione del corpo della donna nera, perché in qualche modo si riallaccia anche a questo discorso. E cioè,
Certo, la costruzione del corpo della donna nera è stata una costruzione proprio perché derivante da un sistema di oppressione materiale ma anche simbolica. Il corpo della donna nera è sempre stato un oggetto di forte sessualizzazione, che era anche disumanizzazione, le due cose non sono necessariamente in contrapposizione, anzi. Naturalmente durante il sistema della schiavitù era una forma di sfruttamento, era una forma di disciplinamento, era una forma di disciplinamento nei confronti delle donne, era una forma di disciplinamento anche nei confronti degli uomini, perché lo stupro delle donne in un qualche modo simbolicamente spezzava il legame possibile fra gli schiavi. Era anche un elemento che poteva entrare nella costruzione di un sistema di oppressione che era tale nei confronti degli schiavi, ma non ci dobbiamo mai dimenticare, era anche una forma di disciplinamento nei confronti della società bianca, perché la società bianca del sud, fondata sulla schiavitù come sistema istituzionale, era un elemento che agiva anche in termini di ricompattamento di una società bianca che, per esempio, se no sulla questione di classe si sarebbe spaccata, cioè la società del sud si ricompattava e metteva insieme interessi dei grandi piantatori e bianchi poveri attorno all'idea dell'identità bianca, attorno all'idea, cioè, e anche questo in realtà poi che riguarda anche nel sud, il razzismo non c'era, perché la schiavitù e il fatto che gli schiavi fossero considerati proprietà e merce, paradossalmente escludeva il razzismo, cioè il razzismo era della società del nord, non era del sud durante il tema schiavitù, perché loro erano merce, erano oggetti che potevano essere comprati e venduti, e quindi il problema della necessità di trovare delle forme di convivenza contro l'altro era per forza, il fatto che fosse merce era naturalmente posto al di sotto, no, in una scala gerarchica. Il problema del razzismo emerge quando formalmente, con la guerra civile e con l'approvazione degli emendamenti, i neri vengono considerati parte di questo popolo e invece parte del popolo non lo sono, come poi la Corte Suprema alla fine dell'Ottocento dirà, no, sancendo e di fatto legittimando la segregazione razziale con il principio separati ma uguali, cioè il fatto che bianchi e neri appartenevano a gradi diversi di civiltà e quindi era giusto che fossero separati, ed è lì che sorge il razzismo, no? Quindi è una forma di disciplinamento nei confronti anche di una società bianca che attorno al concetto di whiteness e a che cosa significa bianchezza crea, no, degli elementi di divisione e processi di inclusione ed esclusione, cioè il concetto di whiteness è un altro concetto che dovrebbe essere indagato al pari della questione dell'identità nera, perché il concetto di whiteness era un concetto anche questo dinamico e storicamente determinato, appunto. Negli anni 40 dell'Ottocento ci si chiedeva se gli irlandesi fossero bianchi, alla fine dell'Ottocento ci si chiede se gli italiani, no, sono bianchi. Quindi dentro il sistema della schiavitù, certo, la situazione è molto specifica. Il problema emerge dopo. Ed emerge, secondo me, non tanto dentro una società che ancora è fortemente segnata dal principio delle sfere separate, per cui donne e uomini appartengono ad ambiti diversi e gerarchicamente determinati, anche se le donne in realtà facevano un altro tipo di ragionamento. Però di fatto l'ideologia vittoriana sulle sfere separate determinava anche degli elementi gerarchizzazione molto precisa. Quello che a me sembra interessante non è soltanto il modo in cui un certo tipo di rappresentazione della donna nera come oggetto sessualizzato abbia continuato a popolare l'immaginario americano contemporaneo, a partire per esempio dalla pubblicità e dal fatto che le donne nere vengono sempre viste, no, vengono sempre associate all'elemento del mondo selvaggio, della ferilità, per quelle le pantere e quant'altro,
Naomi Campbell da questo punto di vista è stata utilizzata esattamente in questi termini da parte di un certo tipo di pubblicizzazione. Mi interessano due cose. Uno, come, e a proposito del discorso che fa però anche Angela Davis, in che modo, cioè negli Stati Uniti, ma non soltanto negli Stati Uniti, questa struttura capitalistica è riuscita a mercificare o a commercializzare o a ritradurre in termini mercantili un certo tipo di anche abbattimento dello stereotipo fatto dei movimenti, cioè in che modo un certo tipo di parlava di delocalizzazione dello sguardo ha finito invece per essere inglobato da un capitalismo che ha utilizzato questo e l'ha messo sul mercato. E l'altra cosa, su questo faccio riferimento a un saggio di Nancy Fraser, pubblicato sulla New Left Review di qualche anno fa, che poi è stato ripubblicato in un libro recente che raccoglie i suoi scritti. Nancy Fraser, teorica appunto del pensiero radicale, esperta di welfare, di socialismo, e questo saggio metteva in evidenza come si fosse prodotto una sorta di paradosso per cui il femminismo, in maniera più o meno consapevole, aveva finito per legittimare, certo una parola forte, ma sicuramente per assecondare o ha dato alimento, meglio, a pratiche neoliberiste. Cioè nel momento stesso in cui il femminismo ha smantellato il concetto di Stato, ha fatto un discorso antiautoritario, ha puntato all'idea dell'individuo come individuo desiderante, tutte queste questioni che sono state al centro anche di un certo tipo di analisi critica sono state recuperate e riconcettualizzate in una chiave neoliberista. Allora, c'è anche questo nel modo in cui, per appunto riportare Lidia, no? In questa, tu l'hai definito afropolitismo, non lo so, ma insomma, sono studi che conosco poco per la verità, quindi non vorrei dire anche delle stupidaggini, però ecco, come no, un certo tipo di risignificazione in realtà sfugge al soggetto che ha operato questa risignificazione. Questo è il primo punto. Seconda questione però, che è tutto dentro un certo tipo di cultura afroamericana, che è legata, se volete, a una riproposizione in positivo della cultura del ghetto, che però di nuovo ha creato un immaginario che è anche un immaginario commercializzato, cioè tutto quello che è legato all'immaginario della cultura rap, per esempio, o a un certo modo di utilizzo del corpo femminile da pop star afroamericane. È una riappropriazione, quanto però il fatto che siano dentro una certa logica di mercato finisce in realtà per creare degli effetti no, distorcenti, per cui in realtà probabilmente il controllo più di tanto sull'immagine, non lo so, cioè è un elemento che entra in gioco in maniera molto forte. E le linee di divisione sono molto labili e di nuovo forse fare discorsi troppo astratti non va bene, ma va sempre operata una procedura di contestualizzazione per capire quanto quelle sono pratiche di riappropriazione, quanto invece, che poi insomma è anche un discorso che ha riguardato anche quelle che vengono definite le quarte o quinte ondate del femminismo da parte di certe tendenze del femminismo anche bianco delle nuove generazioni. Però ecco, lì la contesto, probabilmente questo ci deve in un qualche modo avvertire che discorsi troppo generali non possono essere fatti e va sempre contestualizzato, perché sennò veramente si rischia di operare delle, insomma, dei cortocircuiti un po' pericolosi, secondo me. Um,
La questione del lavoro domestico, anche qui forse posso anche un po'... Allora, non c'è dubbio che per le donne afroamericane la domesticità, come dice Bell Hooks molto, molto bene, si produce dentro ambiti e dentro vissuti molto diversi. Per cui la casa come luogo di rifugio, come luogo di resistenza, una domesticità che non ha mai significato l'idea di un ruolo dentro appunto la visione delle sfere separate, ma dentro invece un elemento di, anche qui, costruzione simbolica dell'idea di comunità. Però, ora, non mi ricordo se in bianco e nero in qualche altro suo scritto, Angela Davis ad un certo punto riprende in realtà teorie che sono state espresse dal femminismo italiano degli anni 70 a proposito del lavoro domestico, in particolare i lavori di Maria Rosa Dalla Costa, che sono stati quelli tradotti, e poi la Federici, eccetera. Per citare, per esempio, l'idea del lavoro alle case, del salario alle casalinghe, che era una delle perché in questo modo, ecco, a proposito di stravolgimenti semantici, si finiva in qualche modo per fissare, no, determinate ruoli sessuali e anzi monetarizzarli, quindi in un qualche modo una sorta di istituzionalizzazione. Ora però questo negli anni 70, quando il problema del lavoro, cioè la proposta di Maria Rosa Dalla Costa si inseriva dentro un quadro del mercato del lavoro estremamente dentro il modello fordista, in cui effettivamente il rapporto fra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo era fortemente segnato da linee di genere anche rispetto al lavoro pagato e al lavoro non pagato. Adesso però la situazione è molto diversa, perché la contrapposizione fra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo si ripropone nell'ambito di un'economia globale in cui il lavoro riproduttivo non è lavoro non pagato, ma è il lavoro che è dentro le dinamiche di un'economia globale così come funziona adesso. Cioè che quello che è il lavoro domestico, che è un lavoro che è retribuito e che è anche etnicamente e socialmente connotato, ci aiuta a dover riformulare, cioè ci costringe a dover riformulare questa contrapposizione tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo in termini nuovi e diversi, segnati da diverse linee di confine che non sono soltanto quelle di genere, ma sono sempre di più etnico-razziali e legate ai processi di migrazione contemporanea che si spiegano a livello globale, per cui quelli che fanno lavoro riproduttivo, cioè lavoro di cura, possono quasi sempre appartengono ai gruppi di recente immigrazione. Questo ha delle ricadute e dei riflessi significativi nel modo in cui noi non possiamo più pensare alla contrapposizione tra lavoro domestico e lavoro riproduttivo nei termini in cui si pensava negli anni 70 in un contesto che è appunto quello segnato dal modello fordista, che era in fase declinante ma che comunque costituiva ancora l'orizzonte principale di riferimento. Mentre adesso... Quindi, per esempio, il rifiuto di Angela Davis di dire, va bene, il salario alle casalinghe, no, probabilmente potrebbe essere recuperato, però in una chiave che sia più rispondente agli elementi di contemporaneità. Detto questo, negli anni 70 la questione della socializzazione veniva proposta anche da altre femministe, per esempio da Shulamit Firestone, no? Nell'etica dei sessi, dove lei faceva esattamente questo, cioè lì c'era un discorso molto radicale di rifiuto della maternità o di appalto del lavoro di cura all'esterno, proprio perché la maternità veniva considerata come un peso, come qualche cosa che contribuiva all'oppressione delle donne, cosa che ovviamente nessuno farebbe più oggi, no, nella parte della riflessione femminista. La questione della nazione. Ecco, a me pare che era il terzo. Ecco, sulla questione del differente posizionamento tra donne bianche e nere nell'ambiente domestico,
anche qui probabilmente di nuovo bisognerebbe sempre un po' contestualizzare, perché non c'è una contrapposizione così netta. La questione per esempio di una domesticità che non poteva essere vissuta era un'esperienza delle donne immigrate nell'Ottocento, era un'esperienza delle donne povere che ovviamente erano costrette ad andare a lavorare, era un'esperienza delle donne che vivevano nelle comunità di frontiera, era qualcosa di cui non ci ricordiamo mai, l'esperienza. C'era poi il problema tutto delle donne delle nazioni indiane, che è qualcosa che non viene mai preso in considerazione, che invece è un altro elemento che entra nei processi di disciplinamento che si producono nel contesto americano fra 8 e 900. Ecco, e rispetto al discorso della domesticità, un elemento chiave di un certo tipo di riflessione femminista bianca degli anni 70 è anche un'idea che in realtà non è soltanto degli anni 70, diciamo così, un certo tipo di cultura politica delle donne a partire dall'inizio del Novecento ha visto nello Stato come un elemento di garanzia per i diritti delle donne. Questo entrerebbe tutto in un discorso particolare su come ha funzionato lo Stato negli Stati Uniti. Però l'idea che gli Stati Uniti sono una nazione senza Stato, in un contesto in cui i partiti politici escludevano le donne, quindi lo Stato come unico espressione del bene comune, del bene collettivo. Questa è stata una richiesta forte dei movimenti delle donne bianche, soprattutto di classe media, che nello Stato vedevano un elemento appunto di giustizia sociale, di garanzia. Ecco, questo è un altro elemento che distanzia l'esperienza delle donne bianche di classe media dalle donne afroamericane, dalle donne povere, dalle donne immigrate, perché invece per loro lo Stato c'è sempre stato ed è stato sempre piuttosto forte, piuttosto dominante. Questa idea degli Stati Uniti come una società senza Stato, tra virgolette, con uno Stato poco invasivo, non ha mai riguardato le donne afroamericane, tantomeno il momento dello schiavismo, perché lì c'era un problema di istituzionalizzazione, ma anche dopo con le politiche sociali che hanno visto anche forme di sterilizzazione forzata o di imposizione, per esempio anche nel contesto dei territori controllati dagli Stati Uniti, per esempio in Porto Rico, ma forse lo dice anche la stessa Frances Bill, se non ricordo male. C'è invece il problema della nazione. Allora, il punto è, c'è un libro di una studiosa che non è di origine inglese ma insomma lavora in Inghilterra, che è Naira Yuval-Davis, che in questo libro Gender and Nation ha in un qualche modo concettualizzato il modo in cui il concetto di nazione è, come dire, stato strutturato fin dall'Ottocento attraverso la necessità del disciplinamento delle donne. Cioè, le donne, in quanto riproduttrici della nazione, hanno anche avuto storicamente la funzione di riprodurre la nazione, e siccome sono state riproduttrici della nazione, non hanno mai in realtà poi potuto interpretare fino in fondo la nazione. Cioè, una contraddizione tra il fatto che nell'Ottocento europeo la nazione viene sempre raffigurata con un corpo femminile, dalla Marianna francese all'Italia torrita, alla statua che rappresenta la nazione tedesca o la Britannia, allo stesso tempo, e le donne escluse dalla cittadinanza. Quindi riproduttrici della nazione, del tentativo di disciplinamento del corpo delle donne, perché attraverso il disciplinamento del corpo delle donne si salvaguardavano i confini simbolici della nazione. Ora, questo meccanismo in realtà lo si ritrova anche nel modo in cui si concepisce la comunità afroamericana o anche la comunità chicana come nazione. Cioè, il problema è esattamente questo, cioè nei movimenti del Black Power, così come nei movimenti di rivendicazione dell'identità chicana, si ripropongono dei meccanismi di costituzione della nazione che sono molto simili a quelli attraverso cui è stata concettualizzata la nazione, per esempio, nel corso dell'Ottocento. Per cui, appunto, le femministe chicane erano traditrici, perché nel momento in cui rompi la solidarietà,
rompi anche quel... Ora, non è una cosa che appartiene soltanto alle donne chicane, alle donne afroamericane, questo è un elemento che si è storicamente riprodotto in tutti i contesti rivoluzionari o di indipendenza nazionale, perché lo si ritrova in Algeria, dove c'è lo scontro tra le donne e il movimento di liberazione algerino, lo si ritrova adesso, no? È stato molto forte dentro i movimenti della primavera araba, cioè questo è un elemento che si ritrova costantemente in molti contesti anche postcoloniali. Forse sarebbe interessante capire come quel concetto di nazione che è stato elaborato dal pensiero europeo abbia poi avuto diramazione e sia trasmigrato e sia un elemento di trasferimento di modello che è stato poi riconcettualizzato negli altri contesti. Però è quello la chiave per capire la divaricazione che si è storicamente prodotta tra le donne e i leader dei movimenti nelle varie configurazioni. Mi ricordo in occasione tu parlavi anche della questione della... No, della questione religiosa ad un certo punto. Sì, ti chiedevo se diciamo in quella fase del pensiero nero un po' precedente in realtà a quello di cui tu stai parlando. Sì, ecco, la questione religiosa è interessante perché anche qui bisogna fare un po' attenzione, nel senso che il revivalismo religioso, soprattutto ottocentesco, è stato un potente fattore di democratizzazione della società americana, perché il revivalismo religioso, mettendo l'accento sul fatto che ogni individuo, indipendentemente dall'appartenenza etnica, razziale, di classe, di genere, poteva individuare una propria specifica via alla grazia senza intermediazioni, è stato un movimento anti-autoritario e anche anti-intellettuale. Non a caso, all'inizio dell'Ottocento, cioè quando si ha il secondo grande risveglio religioso, le donne, no, partecipano in maniera massiccia. I movimenti abolizionisti sono stati movimenti che nascono dentro questa ondata di revivalismo religioso, è stato un potente fattore per le donne per entrare in una sfera pubblica che sarebbe stata loro negata. Proprio in nome, e Seneca Force, cioè la prima conferenza sui diritti delle donne nel 1848, guarda caso, viene organizzata dalle quacchere, dalle abolizioniste, da quelle che avevano partecipato al revivalismo religioso. Le chiese nere, già nel periodo già durante la schiavitù, la religione ha avuto questo duplice effetto, cioè da una parte era strumento di dominio, dall'altro c'è stata una riappropriazione della Bibbia in maniera selettiva e quindi una ripresa di quei passi della Bibbia che potevano servire per quel processo di soggettivazione e di resistenza. E quindi le chiese battiste, soprattutto le chiese battiste nere, sono state il luogo di costruzione della comunità e anche il luogo di formazione politica e lo spazio fisico dove il movimento si riuniva. Allora, da questo punto di vista c'è una commistione tra linguaggio politico, cioè linguaggio dei diritti, linguaggio religioso, che di nuovo si trova sia nel movimento delle donne sia nel movimento afroamericano. E quindi, sì, certo, in Du Bois l'influenza puritana e religiosa. Non tanto religiosa nel sì, senso... Sì, no, ma questa idea dell'etica del lavoro. Questo discorso dell'etica... Qui siamo appunto, da questo punto di vista, gli anni 60 sono una frattura radicale. Perché comunque fino agli anni 60, pur in maniera dialettica, pur in maniera problematica, contraddittoria, però il movimento degli uomini e delle donne afroamericane aveva l'obiettivo del fatto di essere nel circolo del noi, no? Il popolo americano come circolo del noi, cioè come luogo inclusivo, cioè quello era l'obiettivo, e quindi non una messa in discussione di quelli che venivano considerati gli elementi che avevano caratterizzato il concetto di individuo così
come era stato elaborato dal pensiero democratico americano. Cioè un individuo che è tale perché è capace di autogovernarsi, di autodeterminarsi, e questo concetto di individuo si completa anche con il lavoro. Cioè il lavoro è quello che dimostra che quell'individuo è un individuo capace di autodeterminarsi e di autogovernarsi e quindi di essere cittadino, perché questo era l'elemento chiave della democrazia americana. Non c'è dubbio che questo concetto qui non viene messo in discussione, poi con accenti diversi, perché Du Bois poi è anche quello, perché poi Du Bois è anche quello che si contrappone a un altro leader afroamericano, era Booker T. Washington, che diceva l'importante per gli afroamericani è avere una educazione di tipo tecnico, perché appunto l'ingresso nel mondo del lavoro, mentre invece Du Bois aveva un altro tipo di approccio. Da questo punto di vista gli anni 60 sono una rottura, perché vengono messe in discussione dai movimenti studenteschi, dal femminismo bianco, tutti quelli che erano i pilastri su cui si era costruita quell'idea di democrazia americana, di popolo americano e di cittadinanza, e vengono smantellati e frammentati, no? E quindi quell'idea di individuo autogovernantesi, autodeterminantesi, non si pone più, perché si è dimostrato che quello era una falsa universalizzazione del concetto di individuo. Cioè una democrazia americana che si basa, non solo americana, perché questa è parte della modernità occidentale, che si è basata sull'idea di un individuo autonomo, astratto e neutro, quello è stato messo da parte. Spuntava il bianco, diciamo. Spuntava il bianco dietro. Spuntava il bianco, ma spuntavano anche tutte le contraddizioni, perché ora non è che dobbiamo penalizzare il femminismo bianco, che invece ha contribuito a smantellare, no, tutti quelli che erano i concetti universali, che invece erano fortemente segnati dal punto di vista dei confini simbolici e fisici. Riprendevo invece il discorso di Caterina a proposito della intersezionalità, perché questo è un discorso interessante, perché effettivamente soprattutto negli anni 90, cioè quando questo concetto viene introdotto tra l'altro dentro il dibattito del movimento internazionale da Kimberly Crenshaw eccetera, sembrava effettivamente un concetto utile per mettere a tema la questione della simultaneità delle forme di oppressione. Era stato parte dell'esperienza del femminismo lesbico prima, oltre che quello afroamericano, no? Quando il femminismo lesbico accusava un certo tipo di femminismo radicale di eteronormatività, no? E quindi, puoi dire, è stato un elemento importante per decostruire quella visione essenzialista che era stata propria anche di un certo tipo di riflessione femminista. Il problema è se nella intersezionalità queste differenze non finiscono per irrigidirsi, perché questo è il grande tema. Cioè se alla fine il problema è soltanto la negoziazione fra le differenze, negoziazioni di potere, ma che finiscono per ipostatizzare le differenze stesse. Allora, certo, il concetto di mestizia, il concetto di ibridità forse è quello più capace in un qualche modo di dare conto di soggettività che si autodeterminano e che sono dentro un flusso dinamico e di relazione con l'altra e con gli altri. Quindi su questo credo che il rischio ci sia di un concetto un po' troppo rigido di intersezionalità che finisce per creare, no, forme forse più sottili di esclusione. Le domande di Marco. In Angela Davis, proletariato bianco è integrato negli anni, siamo in anni abbastanza complicati da questo punto di vista, perché sono gli anni in cui le politiche che vengono messe in atto, soprattutto dalla presidenza Johnson, sono politiche, quelle affirmative action, le politiche delle quote, sono politiche che producono quello scollamento fra i movimenti della New Left e una parte del voto operaio
bianco maschile, che da questo momento in poi politicamente comincia a indirizzarsi verso il Partito Repubblicano e verso i conservatori piuttosto che rimanere ancorato al Partito Democratico. Cioè questo è un elemento chiave, cioè sulla contestazione che i movimenti del New Left fanno rispetto alle politiche imperiali degli Stati Uniti, soprattutto in riferimento alla guerra in Vietnam. E rispetto alle politiche sociali c'è una frattura che, per esempio, non appartiene alle esperienze europee, sicuramente italiana, tra i lavoratori, operai bianchi e i movimenti della nuova sinistra. Questo è l'elemento che distingue l'esperienza americana da quella europea. Cioè nel 68, in Italia, in realtà la mobilitazione è più della prima dei movimenti operai e poi dei studenteschi, ma negli Stati Uniti invece il 68 e il 69 da una parte produce una forma di radicalizzazione di alcuni gruppi della New Left, ma dall'altro c'è questo, questa radicalizzazione produce questo divario forte rispetto poi anche agli effetti che negli Stati Uniti cominciano a sentirsi già negli anni 70 di quelli che sono, che è la crisi del fordismo e quindi la delocalizzazione eccetera. Probabilmente per Angela Davis, che in questi anni è ancora dentro il movimento comunista, certo il riferimento è al proletariato del terzo mondo, ma secondo me non solo del terzo mondo. Quanto a Marcuse, ora mi vedo veramente, non sono una cosa un po' politica, questa è la domanda che dovevi fare a Sandro Pizzata la settimana scorsa. Io credo che negli Stati Uniti in questo momento il Marcuse, certo, è quello dell'antica radicale, certo c'è l'influenza di Fanon, no, su tutti i movimenti afroamericani del Black Power, questo è fortissimo, il fatto del legame che viene istituito, non a caso la formazione di un'associazione di donne, che è l'Alleanza delle Donne del Terzo Mondo, non casualmente. Ma credo che in realtà sia il Marcuse dell'uomo a una dimensione, cioè che è il Marcuse che mette in evidenza i processi di conformismo e di disumanizzazione prodotti dal capitalismo avanzato, perché è quello che secondo me ha più impatto sui movimenti della New Left di sicuro, ma l'idea di una società che è disumanizzata perché siamo dentro un processo in cui un certo tipo di liberalismo progressista aveva assunto un approccio di modernizzazione tecnocratica molto forte, con una connessione tra produzione del sapere e produzione di politiche, che sono quelle portate avanti dagli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, la connessione fra centri universitari e Pentagono, insomma, che è dentro a un certo tipo di visione di modernizzazione politica e anche approccio tecnocratico e un elemento che ha appunto ucciso l'individualismo paradossalmente nel contesto americano, e quindi Marcuse viene utilizzato proprio per mettere in luce il modo in cui quello che era stato il concetto principe della democrazia americana, cioè l'idea dell'individuo, era invece stato soffocato dal conformismo e dalle politiche stataliste e di uno stato burocratizzato come quello americano. Non so, c'è qualche altra domanda che è rimasta così, visto i tanti temi che ha toccato Raffaella, anche il problema. Va bene, allora noi ringraziamo Raffaella per la relazione, per anche per la risposta e l'impegno nelle risposte, che non è mai facile, diciamo. E niente, chiudiamo questo appuntamento e ci vediamo, per chi vorrà, venerdì prossimo. Non c'è nessun, diciamo così, seminario, però abbiamo programmato la proiezione di questo documentario sui Weather Underground, che l'abbiamo pensato un po' come coda di quello di molte delle cose che abbiamo toccato oggi e che da Raffaella ha illustrato nel suo intervento, per discutere ulteriormente. Ci siete invitati.
quindi chi ci sarà, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie.